diciamo, il defetto. Mi sa che c'era poco da fare. Ecco, vedendola giocare così, uno si domanda com'è che potesse aver avuto un match point contro la Safara, perché poteva sperare che potesse passare, cioè, la tempesta, cioè i primi 40 minuti non aveva fatto. Sicuramente ho continuato a lottare e stare in campo perché aspettavo che lei calasse un pochino, però sinceramente penso che abbia giocato una partita perfetta, lei aveva le idee molto chiare dall'inizio, ha spinto tanto, mi ha tenuto molto lontano dal campo e ha fatto pochi errori, è stata perfetta sotto questo punto di vista. Ti sei accorto se al di là di spingere tanto lei aveva in mente una tattica particolare, ti è parso che facesse qualcosa in particolare che poteva chiamare? Lei stava molto messa molto con i piedi sulla riga e non si allontanava mai, non mi dava tempo, quello sicuramente è una cosa che aveva pensato dall'inizio, non riuscivo a buttarla, a tirarla un po' indietro, no? Quindi a rallentare un pochino la cosa. Sì, l'unica cosa forse che è un po'... non ha funzionato oggi il servizio in confronto agli altri giorni, ma è stata anche secondo me dovuta al fatto che lei risponde molto bene, mette molta pressione con la risposta, quindi di conseguenza io ero un pochino più con ansia, no, da sotto questo punto di vista, però oggi penso che sia stata una partita molto a senso unico, nel senso che comunque è stata così perfetta lei, col dritto, col rovescio, col servizio. Io ci ho provato, ho aspettato che calasse un po', è calata un pochino, quando lei è calata io ho fatto quei quattro game, però diciamo che anche l'ultimo game ha dato dimostrazione, ha fatto due rovesci lungo linea da sotto alla rete, uno incrociato e l'altro parallelo, e oggi era la sua giornata. Lei ha giocato molto all'inizio, secondo me, sul suo rovescio, e così lei giocava il dritto, perché di solito gioca incrociato, ma giocava molte volte lungo linea. Se ti costringeva a giocare il cross, perché qua eri un po' in difficoltà, e allora poi il rovescio. Lei ha sbagliato il primo rovescio dopo 28 minuti, secondo me. Questa dimostrazione che oggi era la sua giornata. Ma anche la tattica era giusta. No, non era questione di tattica, è stata perfetta lei, la tattica ha cambiato in diversi momenti, ha fatto di tutto oggi, quindi non è che sia una cosa fissa. Ripeto, non ti posso neanche dire più di tanto oggi nella partita, perché comunque è stata abbastanza... Da un lato, sinceramente, ho continuato, ci ho provato, ho lottato, quindi questa è una cosa positiva, perché comunque la presenza in campo l'ho tenuta, e anche il fatto che lei sia entrata in campo molto decisa e convinta mi dà la sensazione che comunque lei accusava un po' questa partita, sapeva che avrebbe dovuto fare determinate cose in una determinata maniera per portarla a casa, e quindi che... insomma, mi teneva, no? In un certo senso, quindi questa è una cosa che a me mi fa sentire bene, nel senso comunque essere rispettata, cioè essere tenuta, va bene, è un buon cammino. Gloria, cosa ti porti via da questo torneo? Sicuramente ora sono abbastanza incazzata, quindi... però è stato un torneo positivo, un torneo più che buono, contenta delle partite che ho giocato, contenta della maniera in cui le ho affrontate, contenta perché il polso ha reagito molto bene, quindi ci sono tante, tante cose positive, sicuramente una caterva di cose positive, insomma è stato due belle settimane, delle belle sensazioni. Sono contenta di aver fatto vivere, no, delle sensazioni da casa che comunque le ho sentite.